scientifico, scambiati sono sempre Victorazzo 98. Allora, oggi voglio parlare di un film che non è che mi interessasse più di tanto, ma ho voluto recensirlo per un motivo ben preciso. Mi riferisco a Pellicola 16 per la regia di Luca Miniero ed è Non c'è più religione, una delle commedie natalizie di quest'anno che, come ho già detto in un video precedente a questo, sono veramente tante ed è nella fattispecie quella con protagonisti Claudio Bisio e Alessandro Gassman. Allora, il film in sé, dai trailer, non è che mi facesse pensare che fosse qualcosa da vedere assolutamente. Uno potrebbe chiedersi perché lo stai recensendo se non pensi che fosse meritevole di aspettativa. Perché sinceramente mi interessava la questione della tematica, dal momento che, da quello che si poteva vedere, sembrava che avrebbero trattato l'argomento dell'integrazione, dal momento che siamo in un periodo particolare in cui c'è tanta diffidenza per lo straniero, soprattutto per i musulmani, per via dei vari attacchi terroristici, si fa di tutta l'erba un fascio ed è giusto che in commedie che verranno viste a grande pubblico si affronti tale tematica. Non sapevo però come lo avrebbero fatto. E poi c'era un altro elemento che mi ha fatto drizzare, come si suol dire, le antenne. Leggendo la sceneggiatura, ho notato che oltre al regista e a Petraglia, come sceneggiatore c'è anche Astutillo Smeriglia. Io credo che Smeriglia lo conoscono in tanti, tra voi che state guardando questo video, perché è l'autore di due webserie animate che si possono trovare su YouTube, che sono rispettivamente Preti e Polcinski. Allora, io francamente ho adorato entrambe. Preti in particolare era fantastica perché era irriverente ma con grande intelligenza. Smeriglia è un bravissimo animatore e sceneggiatore, dotato di un umorismo molto particolare, e in Preti analizzava fondamentalmente la religione cristiana cattolica, cercando di portare l'accento su alcune contraddizioni in una maniera veramente brillante. Polcinski invece è decisamente diversa, più cerebrale, e si parla della natura umana, c'è anche tanto teatro dell'assurdo all'interno. Vi consiglio di recuperarle entrambe, metterò i link in descrizione qui sotto perché meritano tantissimo, ed entrambe hanno le voci di Odetto e Favilla. Favilla, tra altre cose, molti di voi lo conosceranno perché ha collaborato molto spesso con i Licaoni, è un giovane attore, Guglielmo Favilla si chiama, che io apprezzo tantissimo, ha questa voce molto bella, calda, caratteristica, e guarda caso c'è un suo cameo vocale in questo film, perché a un certo punto c'è un personaggio che chiama a un numero di telefono a cui risponde una segreteria bizzarra, e la voce registrata è quella proprio di Favilla. E non è nemmeno un caso che ci fosse un cameo vocale delle voci di Odetto e Favilla in uno degli inserti animati proprio da Smeriglia, li aveva anche disegnati, in La scuola più bella del mondo, film di un paio d'anni fa, sempre di Luca Miniero, con Papaleo e De Sica, nel periodo in cui De che si era staccato dal cinepanettone di parentiana memoria per andare a fare qualcosa di diverso, salvo poi tornare l'anno successivo, ovvero quello scorso, con Natale Caraibi. Quest'anno ha cambiato ancora idea e lo troveremo nella commedia con Enrico Brignano, diretta da Fausto Brizzi, Poveri Maricchi, che comunque non sembra uno dei soliti cinepanettoni. Avevo già detto che quest'anno la corsa alla commedia di Natale è spietata, perché settimana prossima usciranno Natale a Londra, poi questo Poveri Maricchi e il film di Aldo, Giovanni e Giacomo, Fuga da Reuma Park, senza contare i due blockbusteroni di turno, ovvero Rogue One, Star Wars Story e Miss Peregrine, La casa dei ragazzi speciali. Quindi c'è agguerrimento. Questo lo hanno un pochino anticipato in modo che possa fare il suo anche prima degli altri, e la tematica natalizia effettivamente c'è, anche se non abbiamo scene con la neve e quant'altro. Quindi è un film che secondo me riesce a intrattenere più o meno bene, anche con una certa intelligenza. Allora, Miniero ormai è un habitué per quanto riguarda Claudio Bisio, con lui
ha girato film come ad esempio Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord. Quest'ultimo non mi aveva fatto impazzire, mentre invece Benvenuti al Sud era carino, perché remake autorizzato naturalmente di Giù al Nord, film che era stato divertente ma che noi italiani abbiamo apprezzato meno dei francesi, perché non conoscevamo gli stereotipi riguardanti gli ch'ti che erano per l'appunto messi alla berlina in quel film. Sono i cosiddetti meridionali francesi, no? Che soffrono degli stessi stereotipi. E quindi invece in Italia abbiamo apprezzato di più Benvenuti al Sud, perché? Perché conoscevamo esattamente gli stereotipi che ci venivano presentati e che venivano presi in giro. Quindi diciamo che era tutta una questione di cultura, ecco. Quindi era un remake che aveva senso di esistere. Ecco, Miniero è uno che ormai si è abituato alle commedie, tra virgolette, usa e getta, cioè quelle che non sono poi così scabrose, escono magari in un periodo fiorente come quello festivo, fanno quello che devono fare e poi magari non se ne dimentica. Ha diretto anche Un boss in salotto con Papaleo, che non è che fosse tutto sto filmone. Questo ha dei momenti che sono effettivamente divertenti, non fa sbellicare dalle risate perché non lo fa, ma non credo neanche che fosse il suo intento. Sostanzialmente cerca di mettere a confronto due culture, e questo è un intento nobile, però lo fa in una maniera forse un po' troppo superficiale. D'altronde è una commedia comunque molto commerciale, che vuole arrivare al grande pubblico, e forse ha cercato di parlare nella maniera più comprensibile al grande pubblico, senza troppe battute cerebrali, perché tanto il messaggio penetra comunque. Alcune cose sono abbastanza inverosimili, però ripeto, le si contestualizzano nell'ambito del tipo di commedia. Non è una commedia demenziale, però diciamo che se alcune cose possono sembrare assurde oppure difficilmente verificabili nella vita reale, ti ricordi che è un film che non ha la pretesa di portarti chissà quale realismo, un film che vuole farti sorridere, vuole farti passare un'oretta e mezza in tranquillità, e ci riesce abbastanza bene, senza infame e senza lodi in questo senso. Però una cosa devo dirla, hanno scelto il cast giusto, perché Bisio e Finocchiaro ormai sono consolidati in maniera perfetta, hanno recitato in tanti film, avevano fatto anche Zelig assieme, si conoscono da un sacco di anni, c'è una grande sinergia tra i due, non solo sul lavoro ma anche nella vita privata, sono molto amici, quindi questa cosa la noti, la percepisci. E peraltro la Finocchiaro era anche nella Scuola più bella del mondo, per cui diciamo che se magari alcune battute non sono particolarmente brillanti, vengono comunque recitate in maniera abbastanza interessante proprio dagli interpreti, perché comunque Bisio e Gassman ho notato che funzionano come coppia comica, non sono male, perché Bisio vedo che tende a interpretare un po' sempre lo stesso personaggio ultimamente, no? Ha qua ancora una volta un politico, comunque un uomo che ha perso il potere, e poi potere comunque alla fin fine, come si apprende all'inizio del film, era un politico locale acusano milanino che aveva fatto una proposta bizzarra che non era stata provata, quindi ha ritentato la carriera politica in questo paesino nelle Tremiti, quindi un paesino famoso per il presepe vivente che gli aveva dato onore in passato, e quindi cerca di risalire la china fondamentalmente, per cui è personaggio un po' nervoso, paraculo, che cerca di ingraziare le persone solo in base a quanto gli servono, un opportunista in sostanza. Gassman invece interpreta un personaggio abbastanza bizzarro che mi è risultato simpatico fin da subito, perché lui ha queste movenze che sono irresistibili. Cioè, Gassman è, come attore comico, piace, non sto dicendo che sia uno dei più bravi attori comici in circolazione, però va detto che seppur non sia bravo come il padre, che era un mostro sacro, qualcosina comunque l'ha ereditato, no? Come De Sica. De Sica è un attore veramente bravo, uno showman incredibile. Non so se state seguendo Zelig, che è iniziato ad andare in onda proprio da pochi giorni. A Zelig, salvo un pochino la prima puntata, salvo un po' di imbarazzo magari iniziale, perché comunque aveva un'eredità pesante da reggere sulle spalle, con presentatori come ad esempio lo stesso Bisio delle edizioni precedenti, si è dimostrato veramente bravo, con tanto di esibizioni canore come quelle di New York, New York, che non mi hanno stupito più di tanto perché comunque io l'avevo già visto farle, però il grande pubblico che l'ha sempre visto praticamente solo per i cinepanettoni, secondo me è rimasto sorpreso e lo amerà ancora di più,
Per cui sono contento che uno come De Sica abbia avuto questa opportunità, perché comunque qualcosa del padre anche lui l'ha preso, per questo che sto parlando di lui, perché comunque sono entrambi, Gassman e De Sica, figli d'arte, di due generazioni diverse, per l'amor del cielo, però comunque anche Gassman ha il suo, anche come attore drammatico non è affatto male, non è come il padre, non ha neanche la voce del padre, però comunque diciamo che il buon sangue non mente, per cui a me non è dispiaciuto. Per quanto riguarda la tematica, dicevo, ci sono alcune cose che mi hanno effettivamente fatto sorridere. Ad esempio, mi è piaciuto il personaggio di Giovanni Cacioppo. Cioè, Cacioppo è un comico che mi è sempre piaciuto, no? Lui è radicato da 20 anni e più sullo stereotipo del meridionale furbetto che non te le manda a dire. E funziona, funziona, perché questo l'ha reso un caratterista. Non è che lo si veda poi in così tanti film. In questo in particolare, però, effettivamente funziona. Mi spiace solo che il suo ruolo l'abbiano lasciato un po' marginale come comic relief, perché se l'avessero magari messo come vero e proprio comprimario avrebbe potuto funzionare, e non poco. Lui rappresenta fondamentalmente quell'Italia un po' ottusa, chiusa, ignorante, quelle persone che credono di avere la verità in tasca, che credono di sapere che cosa sia meglio per il paese, e sui social network ne vediamo veramente tante. Oltretutto siamo in periodo post referendum e è stata veramente una guerra di insulti, di tentativi di portare la gente dalla propria parte, insomma. Ne abbiamo viste di ogni sui social network, io stesso ho dibattuto aspramente con persone che magari mi davano addosso per via della mia preferenza e quant'altro, per cui capiamo che effettivamente di questi tempi in cui per appunto esprimere la propria opinione è molto più facile che in passato farla sentire a tutti, gli screzi aumentano sempre, per cui si sono divertiti anche a mettere un po' lo stereotipo del qualunquismo in questo film. E l'idea dell'integrazione, del mescolare le due culture agganciandosi alla tematica del Natale non era affatto male. Il problema è che il film soffre di un ritmo troppo discontinuo. La trama, il pretesto, è abbastanza debole, nel senso che la questione di trovare Gesù bambino lascia un po' il tempo che trova, ma ripeto, è tutto contestualizzato nel tono del film e te lo devi far andare bene. Devi capire che non stai andando a vedere una commedia demenziale, ma neanche una commedia iperrealistica, per cui dici vabbè, è così e punto. Ma oltretutto ci sono proprio dei momenti in cui non fanno nient'altro che proporti una serie di situazioni un po' sconnesse tra di loro, come se non ci sia un vero collante a tenere tutto quanto assieme, come se volessero ripetere alcune battute che possono anche farti sorridere, ma che dopo un po' diventano anche abbastanza stantie. Fondamentalmente si concentrano su una sola cosa, che è quella del presepe che pian piano inizia a diventare multiculturale, che è anche una cosa simpatica, però avrebbero potuto gestire il tutto in maniera decisamente migliore, rendendo i personaggi anche più interessanti, perché la sceneggiatura in sé non è che ti vada a rendere i personaggi più o meno simpatici. A farlo sono direttamente gli attori e il modo in cui pronunciano le battute. Perché? Perché hanno preso Bisio, la Finocchiaro e Gassman, che sono effettivamente tre interpreti che in un contesto del genere funzionano tantissimo. Ad esempio Bisio, me in Benvenuti al Nord, stava sul cazzo che non avete idea. Qua, nonostante interpreti un personaggio altrettanto fastidioso, è riuscito a smorzare un po' e a risultare comunque non poi così antipatico, perché comunque lui ha sempre questo modo di fare un po' sornione, che anche quando fa il testa di cazzo ti fa pensare, però dai, è una brava persona. E ho notato anche che le musiche un po' arabeggianti funzionano perché fanno atmosfera, e devo dire che non è il primo film che tenta di fare una cosa del genere. Avevano messo a confronto due culture, se non sbaglio erano quella indiana e quella italiana, però più radicata verso il meridione, in Oggi Sposi. È un film in cui c'era il cameo di Renato Pozzetto, mi ricordo quello, mi pare ci fosse Argentino dentro, potrei sbagliarmi, e Pannofino con Placido, che facevano i Buzzurri, e quel film
pur non essendo niente di che, aveva questo intento, ma credo che l'intento di non c'è più religione sia un pochino più di rilievo, proprio perché va a toccare un nervo scoperto, dal momento che per appunto si parla di religione, si parla di a un certo punto lo stereotipo, no, a cui molta gente crede, del fatto che i musulmani vengono qui o ci vogliono imporre le loro tradizioni. E tutte queste cose che sono oggetto di dibattiti per nulla sterili, ricordiamo, ormai da anni ed anni, crocifisso sì, crocifisso no, e tutte queste cose qui, quindi vengono trattati questi argomenti in maniera che vorrebbe essere, in una maniera che vorrebbe essere simpatica, cercando di mettere tutto alla berlina. Però il punto è che capisco che essendo una commedia la cosa la si faccia con una certa superficialità, ma mi chiedo cosa sarebbe successo se avessero cercato di fare qualcosa in più, se avessero cercato di fare quel passo in più, perché così sembra quasi che vogliono far vedere che loro osano a scherzare su questa cosa, per far vedere che in realtà l'integrazione esiste, per far ridere il grande pubblico di una cosa come questa in maniera comunque spigliata, però poi rimane tutto un po' galleggiante, non si va, non ci si immerge a fondo nella cosa, quindi mi sembra un po' una paraculata. Cioè l'intento è nobile, ma mi sembra un intento nobile come a dire oh, cioè, l'abbiamo fatto, hai visto, però poi c'è, cioè, la sostanza dov'è? Cioè io difficilmente penso che lo spettatore uscirà dalla sala iniziando a riflettere su certe cose. Avrebbero dovuto mettere un minimo di, non dico drammaticità, ma di pathos in più. Avete presente quelle commedie in cui c'è il momento tristezza, il momento riflessione? Non è che qui non ci sia in toto, ma secondo me non è abbastanza evidenziato. Avrebbero dovuto fare questo, perché se io sono qui a recensirlo è solo ed esclusivamente per via della tematica e per il fatto che volevo vedere come se la fosse cavata a Stutillo Smeriglia alla sceneggiatura. Sono tre sceneggiatori, quindi non è che sarà tutta farina del suo sacco. Però, francamente, pensavo qualcosina di meglio. Pensavo che l'influenza del buon Smeriglia si sarebbe vista, perché lui ha dimostrato di saper essere politicamente scorretto, ma con eleganza. Perché per essere politicamente scorretti non c'è solo il modo, ad esempio, alla Luttazzi, comico che io adoro l'irriverenza, adoro la battuta che ti fa pensare. Cioè ultimamente ho visto uno spettacolo di David Cross che trovate su Netflix, in cui dice alcune battute che ti fanno proprio accaponare la pelle, perché sono audacissime, con gente che si alza e se ne va, e lui a un certo punto lo dice, ogni spettacolo c'è sempre qualcuno che si alza e se ne va, ma io queste cose le faccio da 20 anni, è possibile che la gente ancora non sappia come sono fatto? Quindi io adoro quel tipo di comicità, però Smeriglia riesce a essere altrettanto scomodo, ma senza ricorrere a volgarità, senza ricorrere a stoccate che ti fanno pensare minchia si è usato, capito? Eppure l'effetto è quello alla fine. Cioè quando scherza sulla religione cattolica lo fa con un'intelligenza rara, davvero. Io penso che sia uno dei, lo dico comico perché anche se comunque lui è molto più di quello, però uno degli autori comici più avanti degli ultimi tempi per quanto riguarda l'Italia, perché riesce a mantenere la sua italianità nei tempi, nei ritmi e quant'altro, reinventando però quello che è lo spirito comico. E quindi, capito, mi spiace che non si sia notata veramente la sua influenza, tranne in un paio di cose, come ad esempio il cameo vocale di Favilla, quello mi sembrava abbastanza nel suo stile, per cui pensavo di trovare qualcosina di lui, e in realtà no, se non avessi letto che c'era Stutillo Smeriglia nella sceneggiatura probabilmente non me ne sarei accorto. Nell'ottica della commedia natalizia il film comunque funzionicchia, nel senso che riesce quantomeno a intrattenere per tutta la sua durata, non è che mi sia annoiato. L'ho visto da solo, quindi non posso dire se la gente intorno a me stesse ridendo oppure no, perché non ce n'era. Però credo che sia uno di quei film che in questo periodo si lasciano guardare tranquillamente, perché una cosa che non ho mai capito è il discorso del la gente a Natale si vuole divertire, vuole ridere, vuole essere spensierata, perché sono le feste, perché in quel periodo tecnicamente i problemi te li lasci alle spalle, anche se magari ne hai a tonnellate. Però
Non capisco che tipo di divertimento voglia il popolo, nel senso. Vuole vedere la commedia buzzurra tipo Cinepanettone? È sufficiente una commedia che faccia ridere? Perché negli ultimi anni se ne sono viste di ogni. Una volta incassavano i Cinepanettoni cifre esagerate, adesso ne incassano di meno, e le commedie un pochino più brillanti, chiamiamole così, incassano già di più. Mi ricordo che all'epoca in cui De Sica girò per l'appunto La scoppia del mondo, il film batté ogni altro incasso natalizio e box office. Questo non so, perché quest'anno la concorrenza, come detto, è agguerrita. Quindi mi chiedo quale commedia premierà il grande pubblico. Premierà il Cinepanettone con Lillo e Greg? Non lo so, perché comunque rispetto agli altri anni, cioè gli altri anni non è che abbiano incassato tantissimo quei film, però credo che potrebbero puntare verso quello di De Sica, che è una cosa molto più per l'appunto spensierata. Questo a Bisio, a Gassman, due attori parecchio amati, alla Finocchiaro, è un film comunque con quel tipo di tematica, non so quanto possa attirare, non so, la gente magari pensa, ma però non si dice, magari è un film comunque che non è poi così divertente perché cerca di farti riflettere e quant'altro, e invece poi si trova una commedia normale, per cui mi chiedo esattamente che cosa voglia il pubblico. Oltretutto trovo che sia stata una mossa abbastanza intelligente anticipare l'uscita, anche perché 5 film di traino, perché comunque ricordiamoci che le commedie di Natale, per quanto magari possano essere scabrose, sono di grande traino per il pubblico italiano, in un solo giorno sono veramente troppi, perché già c'è Rogue One, Star Wars Story, che fagociterà e non poco il mercato, anche se la Disney stessa non ha fatto una campagna pubblicitaria martellante come per Il risveglio della forza, che è un film comunque dichiaratamente diverso rispetto a questo Rogue One. Quindi non c'è una volontà di puntare a un pubblico di di bambini, quindi non è un film per famiglie come poteva esserlo invece Il risveglio della forza, perché è il ritorno della saga principale, i nuovi personaggi mischiati a quelli vecchi, insomma, i papà che hanno cresciuto con Star Wars portavano orgogliosamente i figli, c'è il passaggio generazionale, insomma, un altro tipo di prodotto. Questo invece sembra che voglia essere mantenuto come prodotto un pochino più serio e maturo, nei limiti di maturità concessi da una casa di produzione come la Disney, che ci tiene a mantenere uno spiccato, come posso dire, senso di variegazione nel suo pubblico. Poi beh, Miss Peregrine, anche quello lì, Miss Peregrine è un film più puntato verso bambini e ragazzi, da quello che ho sentito dire, cosa di cui mi dispiace, perché comunque essendo Tim Burton mi aspettavo qualcosa di un pochino diverso, però non l'ho ancora visto, magari poi è fantastico. Quindi è questo quello che mi stavo chiedendo. Vediamo un attimino che cosa farà questo pubblico quest'anno, con questa guerra vera e propria che vediamo combattere strenuamente. Per cui io francamente trovo che questo film sia godibile, ma credo niente più di godibile, con i suoi problemi. Io a un certo punto chiedevo, sì, ma la storia, una progressione, è comunque meglio della Cena di Natale, seguito Dio che amo solo te, sempre diretto a Marco Ponti, e che non aveva veramente senso di esistere. Quello era veramente l'inutilità. Questo almeno è simpatico, riesce comunque a esserlo con alti e bassi. Io devo ancora trovare una commedia tra queste che mi faccia veramente ridere, ma proprio ridere. Qua ci sono state un paio di scene in cui effettivamente ho un po' più che sorriso, ma non sono state molte. Per il resto diciamo che avevo questo sorrisetto sulle labbra, perché ho trovato piacevoli alcuni momenti e ho capito che era una di quelle commedie che non mirano a farti sbellicare le risate, ma che vogliono semplicemente che tu sorrida, vogliono farti stare tranquillo. In quell'ottica ci riesce, non è che abbia riflettuto particolarmente sulla tematica di qui sopra, però comunque è sempre meglio che non provarci. E poi ovvio ci sono state delle logiche di produzione che hanno imposto dei limiti, però comunque si è cercato di introdurre questa tematica integrativo-culturale che è comunque apprezzata. Spero che in futuro facciano qualcosa di un po' più sferzante, ma non offensivo, ricordiamoci. Cioè, ripeto, avessero usato la verve vera di Smeriglia, chissà che cosa sarebbe potuto succedere. Però ovviamente è un film per il grandissimo pubblico e certe cose non le puoi fare, altrimenti diventi subito di nicchia, e a questi non interessava
diventare di nicchia. Per quanto riguarda i comprimari, ci sono molti personaggi abbastanza interessanti e caratteristici, un po' stereotipati, perché comunque è questo che volevano mettere in gioco, e ci sono delle situazioni che effettivamente sono carine, perché giocano sugli stereotipi dell'italiano medio radicato nelle proprie convinzioni, che però poi pian piano cerca di aprire la propria mente. Quindi questi italiani open minded che però faticano a esserlo, per cui diciamo che il regista ci fa vedere come vorrebbe che fosse secondo lui l'integrazione, quindi un'integrazione che pian piano va avanti, seppure un po' a fatica, anche se c'è una cosa in particolare che non ho particolarmente apprezzato, ovvero il fatto che vuoi fare quello che parla integrazione e quant'altro, però quello che comanda, tra virgolette, nella comunità araba della cittadina dove è ambientato il film è comunque un italiano convertito, hai capito? E qui dici perché? Cioè, capito? È quasi che passi il messaggio, sì, integrazione, però comunque a capo della comunità c'è sempre un italiano. Perché non mettere effettivamente un attore arabo? Qual è il problema? Capito? Per cui e poi hanno spinto poco sulla controversia, ha fatto Gesù Bambino che deve essere canonico, biondo, occhi azzurri, quando in realtà probabilmente essendo per appunto arabo avrà avuto i tratti somatici tipici di quell'etnia, per cui potevano giocare molto su questo, lo hanno fatto ma sempre rimanendo un po' a galla, senza mai giocarci su più di tanto, per cui sono stati poco coraggiosi in questo senso, hanno voluto fingere di esserlo, però poi alla fine no. Però alcune cose, alcuni stilemi che sono stati messi in gioco funzionavano, quindi con un po' di palle in più avrebbe potuto risultare una commedia sicuramente più brillante. È un po' un peccato perché la vedo un'occasione un po' mezzo sprecata. Comunque il mio voto per questo film, nell'ottica del tipo di commedia natalizia che vuole essere, si merita un 6,5, sicuramente un progresso rispetto a altre che sono uscite ultimamente. Matrimonio a Sud, ma su Matrimonio a Sud ci torno, non qui ma ci torno, perché lì mi sto preparando, cioè ho l'allenatore che mi massaggia le spalle e mi fa sputare nel secchio, tranquilli che di quello ne parliamo a breve. Quindi io quello che dovevo dire su questo film, Non c'è più religione, l'ho detto. Fatemi sapere voi in un commento qui sotto cosa ne pensate, siete d'accordo, siete d'accordo, e siete d'accordo perché non siete d'accordo, che si crea la solita area di discussione che per me è sempre molto importante. Vi abbraccio, vi ringrazio, mi avete seguito fin qui, grazie. Io ho spento troppo, noi ci vediamo al prossimo video, altrimenti se non avete ancora visto i film e volete sapere la mia più specifica, non è che farò sti spoileroni, alla fine è una commedia, però due cosine le voglio dire. Rispetto da 3, 2, 1. Allora, una scena che mi ha fatto ammazzare da ridere, anche se non è che fosse una battuta particolarmente brillante, anche abbastanza vecchiotta se vogliamo, è quando c'è Bisio che sta andando per l'appunto nel quartiere arabo, chiamiamolo così, e cerca di tradurre col telefono quello che sta cercando di dire a questa donna, e il telefono traduce con "hai piedi grossi" e questa gli tira una pizza in faccia. Non è niente di particolarmente geniale, ma mi ha fatto ridere il ritmo con cui la battuta è stata costruita, oppure il momento in cui Gasman si toglie la barba dopo essersi vantato di averla bella folta, e quel momento è molto nonsense. È un momento che secondo me c'entra Stutillo Smerigliali, perché ha un po' il suo stile. Comunque, quella mi ha effettivamente fatto ridere. E poi ho apprezzato tantissimo il fatto che ci sia questo momento di serietà che però è troppo breve, in cui Bisio e Gasman si stanno riappacificando dopo screzi giovanili, perché Bisio aveva baciato il personaggio a Finocchiaro, che poi è diventata suora, ma seducendo e abbandonandola, come dice lei, e lei era corteggiata dal personaggio di Gasman, quindi non si parlavano più. E fondamentalmente c'è questa scena in cui Gasman dice: ascolta, devi renderti conto che siamo un'isola, ma su quest'isola ce ne sono due, perché da una parte ci sono gli isolani, italiani, integermi, e dall'altra invece gli arabi, i musulmani, come se venissero emarginati, i due versanti che non si uniscono, perché c'è troppa differenza da entrambe le parti. E io ho apprezzato comunque quando si vede che il presepe inizia ad entrare multietnico, che Maria è spiccatamente araba con l'abbigliamento tipico, le palme, il fatto che non ci sia il San Giuseppe, perché si parla di famiglia moderna, quindi insomma è sinceramente carina come cosa. Ripeto, non va in profondità,
però non è male. Poi anche a me ha fatto ridere anche la cosa di Gassman quando parla di questa poesia che aveva scritto, che poi era Caruso, non Caruso, era a me ha fatto molto ridere quando c'è Gassman che parla di questa poesia che ha scritto, che poi è una canzone di Lucio Dalla. E quindi io francamente alcune cose effettivamente le ho trovate carine, ripeto, non mi sono strappato le palpebre dal ridere, però cioè, ha i suoi momenti, come film. Manca la cosa del bambinello che inizialmente è Lupo, questo bambino molto grasso che cerca di allenarsi ma lo stesso non entra nella culla, la sfonda, è debole come pretesto, però le situazioni sono carine. Così come mi è piaciuta la costruzione dei favori che Gassman chiede un po' per vendicarsi del suo amico diventato sindaco, del suo ex amico diventato sindaco, e un po' per cercare di far integrare le due culture, no? Quindi quando gli dice tu sei un uomo saggio, capisci che gli sta per chiedere una condizione, e quando il paese è obbligato a fare il Ramadan, ecco lì, è simpatica come cosa, proprio perché vedi il momento in cui ci sono anche i vecchietti che cercano di farlo ma svengono, muore anche il bue con Ali che dice ma gli animali non dovevano fare il Ramadan. E c'è una scena inverosimilissima, ma che, ecco, forse l'unica scena un po' audace di tutto il film, è quando i due popoli, chiamiamoli così, condividono lo stesso luogo di culto, chiesa che diventa moschea, capito? Ecco, forse questa è l'unica cosa un po' veramente audace che hanno fatto, ed è anche simpatica perché vedi le due parti messe nella maniera a metà, nella maniera opposta, quindi i cristiani che guardano da una parte e i musulmani che guardano dall'altra, e che a un certo punto iniziano a fare a gara a chi prega più forte. Ecco, quella scena ammetto che aveva un senso. Ecco, se il film fosse stato tutto così, allora forse sarebbe stato anche più divertente, perché quel non è che ti, cioè non è una scena che ti fa lacrimare, però è assurda, cioè è tanto assurda quanto comunque interessante, perché stimola una riflessione, ti fa vedere comunque che non c'è non c'è differenza, cioè il culto è il culto, capito? Entrambe le parti pregano con passione e c'è questa gara chi lo fa più in maniera più forte dal punto di vista vocale. Quindi quello non mi è dispiaciuto, così come mi è dispiaciuto che alla fine comunque si sono tutti uniti intorno a questa ragazza, figlia del personaggio Bisio, che partorisce, arabi, italiani, e quindi questo mi è piaciuta questa cosa, con questa inquadratura dall'alto, no? Che inquadra l'acqua limpida, tutte le barchette che vanno verso la nave, come se fosse una sorta di pellegrinaggio alla capanna, una sorta di, come posso dire, natività dal punto di vista cristiano, ma in salsa marina. Questa cosa non mi è dispiaciuto, qui c'è un po' riferimento alla Sacra Famiglia alla fine dal punto di vista estetico, per cui qualche momento ce l'ha. Secondo me non è da più di 6,5, però ce l'ha e si ricorda troppe poche volte di diventare audace. È un peccato perché ogni tanto il guizzo riesce ad averlo, per cui mi rammarico del fatto che non abbiano pensato a cose come questa per più momenti. Il momento in cui arriva il vescovo, in cui si ironizza tanto sulle regioni cattoliche, sul suo volersi rinnovare dal punto di vista burocratico, proprio con Erlitzka, grandissimo attore, molti se lo ricordano per Boris, ma in realtà ha fatto tante altre cose. Era anche ad esempio nella La Grande Bellezza, e non so perché ultimamente lo vedo sempre nel ruolo del vescovo, del cardinale, forse perché ha quell'atteggiamento da persona molto intelligente ma un po' superba, no? Quindi ti viene in mente una persona altolocata con quest'aura quasi sacrale che si porta dietro, e quindi la cosa mi ha effettivamente fatto sorridere. Quello che vede il lama e dice quello è il bue, ma non è un bue, è un bue antico, è il lama che sputa in faccia a Bisio, il lama cammello comunque che sputa in faccia a Bisio, e poi c'è il personaggio di Cacioppo con quella scena che si vede anche nel trailer con la tizia Alba che chiede se ha il pane senza glutine, fa senza glutine, c'ho un vattene a fanculo, cosa faccio? Mezzo chilo, e Bisio che dice ma sono signore, allora facciamo un chilo. Però anche lì Cacioppo è purtroppo sfruttato male, avrebbero potuto sfruttarlo decisamente meglio di così, però tant'è. Quindi questo è quello che pensavo un po' più nello specifico riguardo questo film. Io vi invito a scrivere anche voi cosa ne pensate in maniera più approfondita, contrassegnando il commento se fate spoiler, perché comunque so che è una commedia, so che non è che si parli di chissà quale spoiler, ma magari qualcuno non vuole sapere le battute più interessanti per andare a vedere, perché altrimenti cosa ci va a fare. Quindi
aggiungeteci due spoiler nel caso ne faceste. Io vi abbraccio ancora, grazie mille di aver seguito fin qui, ovviamente grazie, io ho sperato troppo, noi ci vediamo al prossimo video.